Buongiorno! Colazione con la stufa, Pupi, amore, e la mia healthy breakfast. Pancake fatto con cioccolato, dentro ho messo le gocce di cioccolato, raga. Provate, viene troppo buono, ci ho messo anche un po' di banana dentro. Ci ho messo un po' di fragole, poi qua mi sono fatta il cappuccino di soia, poi mi sono preparata le mie caps di Fit Via che sto prendendo sempre, anticellulite e slim caps sono ottime. Mi sono preparata il mio tè, questo è quello nuovo, si sta colorando, raspberry, lampone e menta, buonissimo ragazze. Dentro ci stanno proprio pezzettini di lampone e dopo mi mangio anche una barretta come spezzafame, uno spuntino fra la colazione e il pranzo. Mangio questa qua, la barretta di Fit Via, ragazze, l'adoro. Amore, che c'è? Lei è incuriosita, ma tu già hai avuto la tua pappa? Comunque, ragazze, per Fit Via ricordate che il mio codice Carlita10 è sempre valido quando fate gli acquisti, così avete lo sconto e i prodotti vi arrivano veramente in pochissimi giorni. Comunque, adesso mangio e poi dopo affrontiamo questa giornata. Sistiracchia, sistiracchiosa di mamma. Buongiorno ragazzi e ragazze e benvenuto in questo nuovo vlog. Questo è il mio look today. Ho fatto vari changement, cambiamenti nei miei capelli che non mi piacciono mai. Sono sempre più cesso inside, però mi sto abituando. La cosa positiva è che a me subito crescono i capelli, quindi non, cioè già sono più lunghi di quando li ho tagliati. E poi la cosa positiva è che sono sani, comunque non sono assolutamente danneggiati, sono super morbidi, stanno bene e quindi penso che adesso li farò crescere, li lascerò vivere di vita propria. Indosso ovviamente i gioielli Carlita Jewelry. Ho messo la collana 5 stelle che abbiamo fatto anche in versione oro, gli orecchini e c'è anche mio amore. Ciao amore, saluta YouTube. Ciao ragazzi. Buongiorno. Io praticamente oggi avevo voglia di vestirmi carina e ho scelto proprio il giorno perché c'è una pioggia tremenda e praticamente mi sono messa questo cappotto che non è un piumino, quindi assorbe acqua. Sono scesa senza cappello e mi sono messa un vestitino. Adesso faccio vedere in che condizione sto perché non ho avuto il tempo di mangiare a casa e poiché adesso inizierò un nuovo allenamento, poi magari ve ne parlerò. Devo seguire bene bene tutto, si inizia a far sul serio, quindi devo seguire tutti gli spuntini, tutto tutto, e quindi sto qua come una scappata, guardate, a mangiare, vi faccio vedere. Allora, mi sono messa un vestitino con le scarpe tutte carine, vabbè, c'ho tutti i peli di pupi, poi c'ho le calze sfilate che ho coperto così, guardate come sono sfigata. Poi mi sto mangiando lo yogurt, questo è la prima volta che lo provo, è senza lattosio. Ed è al 2% di grassi, quindi spero che sia un po' meno acidulo. Io spesso mangio quello al 2% perché 0% è troppo acidulo. E poi le fette biscottate con la marmellata senza zucchero. Sto qua a mangiare come una disperata. Evviva! Amore, cosa hai da dire? Che era meglio che andavamo per i pisani. Spiega, siamo montagna spaccata. Chi non è di Napoli non capisce. C'è traffico. Perché se dobbiamo andare a Napoli, ho C'è detto vabbè, non tremendo andiamo per traffico. i pisani perché c'è il traffico. I pisani è la strada che porta a pianura e a Forirutta. E abbiamo vabbè, fatto andiamo a tardi. prendere l'agenziale, che invece qua c'è più traffico E qua più che prima. traffico. Ma vogliamo dire chi ha fatto tardi oggi? Sì. Chi? Carlita Dolce. Ma quando mai, amore? Scusa. Amore, ma Scusa. cioè, prendila tu, ma prenditi la colpa. Scusami, dai la colpa a me. Comunque, ragazze, noi siamo sempre molto molto felici perché voi state facendo un sacco di ordini su Carita Shop e quindi noi siamo proprio E poi a fine felicissimi. anno E ci stiamo trasferendo, c'è un diciamo questa cosa. premio. A fine anno c'è un premio per Sì, me, per me che ho no. lavorato Chi ordina tanto, no? di più vediamo di mettere un bel premio. Ah, no, è bella questa Sì. cosa, chi ha fatto più ordini, che noi abbiamo sul sito tutto registrato, comunque vi abbiamo L'abbiamo schedati, schedati. e magari chi ha fatto più ordini e A fine ha anno raggiunto una certa cifra, diamo un bel premio, organizziamo però un bel una scelta premio, un rosa. premio bello, amore, Vero, dobbiamo un vero, sì. viaggio, una cosa bella, vabbè, poi ci pensiamo un No, chi po'. supera, no, dobbiamo fare. Chi supera una cifra a fine Oppure un anno ordine annuale. gratuito, un Una, regalo, chi uno supera sconto. quello.
Oppure andremo in viaggio a dire questo c'è un appunto. Un viaggio con Carlita. Aspetta, ci stiamo trasferendo tutto questo poiché la sede del Carlita Shop ormai si è fatta stretta e noi siamo diventati grandi, quindi abbiamo bisogno di più spazio perché fortunatamente facciamo tantissimi pacchi e quindi ci stiamo trasferendo. Comunque vi porterò con me, vi aggiornerò su tutto. E adesso stiamo andando verso Naples. Yeah! Ragazze, questo yogurt è buonissimo, veramente molto molto buono. Tra l'altro io vi ho caricato il video sui prodotti Lidl, non mi ricordo se Lidl o Rospino, perché praticamente io, c'è da dire una cosa su questo video, praticamente io ho fatto questi due video, Lidl o Rospin, quando sono uscita all'ospedale, ti ricordi amore? Quindi tipo un mese fa, quando uscita 14 all'ospedale, all'ospedale 15, il 18 febbraio, comunque più o meno tipo un mese fa, e non avevo avuto il tempo di editarli e di caricarli, ma praticamente in quel giorno quando uscì dall'ospedale dissi amore andiamo da Lidl e da Eurospin perché avevo il frigo vuoto, volevo fare un po' di spesa e poi perché comunque avevo voglia di stare un po' fuori perché ero stata chiusa in ospedale per una settimana, avevo voglia di stare un po' fuori casa, comprare, fare, quindi mi andai a fare e girai questi due video e poi alla fine il primo l'ho caricato adesso, 2 o 3 giorni fa, quindi andatelo a vedere sul mio canale, lo trovate. Vi ho parlato anche di tante cose buone, economiche, tra cui questi yogurt, sono delle nuove scoperte, sono veramente buoni, il gusto è molto buono e lo puoi mangiare anche senza metterci nulla, dolcificante, nulla, è veramente buono, ve lo straconsiglio. Napoli è sempre bella, anche con la pioggia, ragazzi. E mettiamo anche il casco sullo scooter, perciò. Che bella Napoli. Grazie, siamo da Lidl, vero amore? E per vedere tutto quello che abbiamo comprato, guardate il mio ultimo vlog, il mio ultimo video, ve lo metto qua nelle schede, vi ho caricato proprio da pochi giorni il video di Lidl su tutte le cose che io compro sempre, quello che potete comprare, quello che non dovete comprare, promossi e bocciati, perché non sempre è tutto buono, quindi guardate quel video che ho caricato proprio 2 o 3 giorni fa, comunque ve lo lascio qua nelle schede. Adesso abbiamo il carrello pieno, siamo ancora accendendo. E li prendo di tutti i gusti perché sono senza zucchero. Andate a vedere il video, vi ho detto tutto lì. Salmone al sesamo. Si mette in padella e si cospagge di sesamo. Buon appetito amore, siamo pronti. Madonna quante cose ho fatto, sia il salmone con il sesamo, con le verdurine, la nostra salsina, 3 verdurine, le alghette, poi ci sono questi bei piattoni di sushi, guardate questi che carini, ci sono troppo invitanti. Questo è mio, questo del mio amore, e poi qua c'è ancora altro sushi, qua c'è il wasabi che a Dario non piace. A plastichina. Buon appetito amore. Buon appetito. C'è anche Pupi, buon appetito Pupi, sempre davanti alla stufa. Tengo tutto con ella, el amor, ella me hechizó a mi felicidad a tu manera, pero la otra tiene lo que a mí me desespera, es su cuerpecito, aunque me pelea tú me hablas bonito, pero lo malo me sei tú. Ho appena finito di allenarmi, sono morta. Qui ho iniziato un nuovo allenamento e alimentazione e vorrei parlarvene, casomai se vi interessa vi faccio un video in cui ve ne parlo, fatemelo sapere, perché veramente mi sento super gasata e mi sono allenata, ma mi piace tantissimo questa nuova scheda e questa nuova alimentazione, ho fatto un nuovo piano. Quindi ve ne vorrei far tanto parlare in un video, fatemi sapere se vi interessa. E niente, adesso si va a fare la pappa, dolce pappa. Sono appena suonato alla porta. Era il fioraio. No vabbè, indovinate chi mi ha mandato i fiori? Io una vaga idea ce l'ho. Voi che dite? Che belli, poi sono bellissimi. Che belli, sono dei fiori stupendi. Hai visto mamma?
E Dario ci ha mandato i fiori. Anche per te sono, mamma. Sei contenta? Sì. Sei contenta? Sì. Chi c'è? Comunque, che belli questi pensieri inaspettati. Amore, metto i fiori vicino alla tua faccia, vada. Andiamo a leggere anche il biglietto, vediamo. Spero non ci sia niente di compromettente in questo biglietto. No, vabbè. Che bello. Che bello, mio amore. Grazie, amore mio. Sono troppo felice. Uomini, fate questi piccoli gesti alle vostre fidanzate e mogli. Perché veramente sono troppo belli. Sembra un bouquet di nozze. Siamo troppo felici, mamma. Che abbiamo ricevuto i fiori. Ah, che bello. Lei è sempre omnipresente. Ho messo i fiori qua al centro. Sono troppo troppo belli, un bel vaso. Sono stupendi. Grazie, amore mio. E ho pulito tutto. Guardate, è tutto bello pulito e sistemato. Finalmente la mia casa tutta bella pulita e sistemata. Guardate, bello pulito. Ah, oh, che bello vedere la casa così pulita con questi fiori al centro. È bellissimo. Ma com'è buono l'uovo così come sodo con sale e pepe. Ragazze, a proposito di uovo, dato che a me piace tantissimo l'uovo sodo, proprio anche il russo, ci sono un po' di disquisizioni sul fatto che il russo faccia male, faccia bene, il colesterolo, dice che era tutta una strunzata. Che vuoi tu? Dice che alla fine non è vero che fa male. Comunque fatemi sapere. Voglio proprio commenti delle super maestrine, quelle là scienziate. Dai, scatenatemi e fatemi sapere le vostre teorie sull'uovo con il tuorlo. Sì o no? Io dico sì. Aumma! Allora, che bello quando uno c'ha il frigo pieno, che viva! Oggi ho fatto la spesa e ho comprato tante cose buone, c'ho il frigo pieno, c'ho questi qua, latte di soia, latte di cocco che adoro, questo è il riso che ci dobbiamo mangiare adesso, poi qua c'ho il salmone affumicato, c'ho tanti yogurt, io mangio sempre questi qua, ho quelli di soia che mi piacciono tantissimo, un po' di prosciutto cotto, un po' di formaggio, parmigiano, le sottilette light, cos'altro c'ho, le olive, poi c'ho questi che le adoro, i frutti rossi, non li compro sempre perché sono carissimi, però le adoro fare colazione con questi nello yogurt, qua un po' di formaggio primo sale, albume immancabile, altro albume, ho provato a bermi questo qua, perché ho detto vabbè, bevo un po' di latte così scremato, ogni tanto viene un spripizio, ma non niente, non ce la faccio proprio a berlo, mi sa proprio di animale in bocca, boh, non lo so raga. Quindi lo yogurt lo riesco a mangiare, ma quello no, anche se così io non lo digerisco. Poi questi qua, i pomodori secchi, sono molto buoni anche per condire la pasta, sotto i fiocchi di latte, altro albume e altre verdurine, pomodori, cetrioli. Questi cetrioli così li ho qua a Napoli, non li trovo, solo in località più campagnole, insomma. Ceci li faccio anche all'insalata, sono buonissimi. Altre olive, oh mio Dio, ma siamo pieni di olive, cavolo. Oh mio Dio, olive dappertutto. E poi le zucchine, queste piccoline, sono troppo buone. Insalata, dietro c'è la rucola e il sedano, tante verdure, limoni, poi melanzane. Questi sono delle verdure super bio, pomodori. E poi qua ci sono il cibo di cani e gatti, non di pupi, ma dato che qua giù da me sono stati abbandonati un cane e tre gatti, ovviamente li sto dando a mangiare io, perché comunque mi dispiace, quindi la gente è stupida e abbandona gli animali. E quindi ho preso questo qua per un cagnolino, è tipo proprio così, tipo un barboncino, e per questi gattini cucciolini. Siamo in piena preparazione cena fit vegan, o più o meno, insomma. E io ho preparato già il farro e ci ho messo dentro un po' di spezie come l'erba cipollina, il curry, sale rosa, il pepe, olio, limone. Adesso stiamo preparando tutte le verdurine, nello specifico carote, peperoni, zucchine, andiamo a mettere qui dentro. E mio amore mi sta dando una mano. Sì, il farro è pronto, alla fine ho aggiunto anche la feta, quindi vi ho detto che alla fine non sapevo se riuscivo a farlo vegan, però è vegetariano. Vabbè, per i vegani senza la feta, anche il tofu andava bene. E se qui stiamo preparando il nostro mitico tiramisù fit con i pavesini bagnati nel latte di cocco e caffè. Poi ci andiamo a mettere lo yogurt che ho dolcificato con la tuvia. E mio amore sta facendo la cremina al cacao. Vorrei far vedere come sei specializzato.
specializzato in cremine al cacao. Pavesini, yogurt, gocce di cioccolata, cremine al cacao e un altro strato. Tada, mamma mia, con questo tocco di fragola, amore, le fate diventare troppo speciali. Io in effetti ho fatto anche i piselli. Adesso li mettiamo in frigo e diventano ancora più buoni. Mais con prosciutto e sottilette light. Queste sono polpette ma non di carne. Però non ve lo dico di cosa sono. Ah, di verdure. Dovete assaggiare. Questi sono i piselli con prosciutto cotto, poi il prosciutto crudo con le bruschettine. E questi sono i cestini di couscous con verdure e feta. Wow, che feta. E tarallini. Ah, buon appetito! Si è rubato tutto! Amore, si è rubato il mais! No, perché è stata una cosa che si è stata. Però tu, per esempio, invece di fare. Ragazzi, stanno organizzando il video. Che ne faccio? Ping pong. Iniziamo a invitarli ad iscrivervi al vostro canale. Se nessuno vi guarderà mai, se non lo dico io. Siamo. Questa volta ci sto anche io. Tre frappe. Si sono riuniti. Allora ragazzi, aspetta che dico anche io. Vi dovete iscrivere tutti quanti al canale i tre frappe 3, giusto? Dove ci sono, ragazzi, questi tre? Finalmente adesso ci siamo con i miei soci. Con i miei soci. Vabbè, saranno. Lo so che loro allora, mi sempre avanti. Iscritti? Quasi c'è, siamo pochi. A 10.000 iscritti faranno la prima challenge. Che challenge farete? La sorpresa. Chiedetelo voi nei commenti. Però ora che mi sono riunito, non so un po' quando ci vediamo. Vediamo, quello però loro mi portano sempre in macchina con loro. È sempre presente. Okay.